All'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa mancano gli spazi per allestire sale operatorie adeguate e così da domani l'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria sarà trasferita temporaneamente presso l'ospedale maggiore di Modica. Nel nosocomio modicano, infatti, le attività chirurgiche di degenza, ma anche le consulenze di pronto soccorso rimarranno attive 24 ore su 24. All'ospedale Giovanni Paolo II, invece, proseguirà l'attività degli ambulatori con il servizio di audiovestibologia, attivo dal lunedì al venerdì, e quello di otorinolaringoreatria, attivo dal lunedì a sabato. Le attività ambulatoriali proseguiranno comunque anche al maggiore di Modica e a Regina Margherita di Comiso. Al fine di rendere più efficace l'attività chirurgica specialistica e di ridurre le liste d'attesa al ricovero, ha spiegato il commissario straordinario dell'ASP, Gaetano Sirna, abbiamo deciso di trasferire l'unità presso il presidio di Modica, che è comunque più idoneo ad ospitarla. Fermo restando che si tratta, aggiunto, di un fatto strettamente temporaneo, l'obiettivo è comunque duplice: dare una risposta alla popolazione dell'intera provincia che reclama un incremento dell'attività chirurgica specialistica e mettere i nostri professionisti nelle condizioni di poter comunque lavorare al meglio. Nel frattempo però stiamo già lavorando a soluzioni definitive che possano garantire ai pazienti uno standard elevato di cura, conclude, e di assistenza.